No. Allora, ho un piccolo regalo per te. Il nostro socio Marco Gabriele ha avuto questo pensiero, devo dire, perché noi non ci avevamo neanche minimamente pensato. Non è una parinata. Anzi, aprilo e vuoi farlo vedere, perché è una cosa sfigato, Marco. È un piatto fatto dalla Bingorno del Danese e nel momento del conquisto della Luna. Wow! Bello questo! Volentieri a teatro, cioè sei un divulgatore simpatico, bravissimo e vulcanico. Grazie mille! Forse dopo una fase di domande, sì. Per adesso... dicevo, della luce, volete... Se abbassi, vedete bene lo stesso? Abbassiamo, allora. Spegniamo metà? Sì, metà, vabbè. Inizio con una cosa super facile. Chi mi sa dire che cos'è Saturno? Più facile di così. Non è tipo le superiori, no? Vi do su. Non è troppo che... Quindi quello che vi viene in mente è quello. Pianeta gassoso. Sì, bravissimo. E secondo te, Saturno, e se tu dovessi, guardando questa roba, no? È tanta roba del sistema solare, lo metteresti, cioè secondo te, questo è simile a questo? A questo. Qui dove siamo noi, la Terra. E tutti quanti sono scale, tra l'altro. Ditemi voi, quante cose vi vengono in mente che hanno in comune la Terra e Saturno? Che appartengono alla stessa galassia, alla stessa... Ah, la stessa galassia, il stesso universo, stesso sistema solare, che è un po' che rispondevo io ai compiti quando non sapevo. Ma cosa mi sai dire dell'imperatore Adriano? Beh, era un imperatore, si chiama Adriano, romano. Quindi, però sì. Quindi, se in realtà, per esempio, la tua risposta nasconde qualcosa di interessante, perché entrambi, essendo parte dello stesso sistema solare, devono aver avuto la stessa origine di base, giusto? Si sono formati, in tutti quegli oggetti che vedete qui, più o meno si sono formati insieme dal materiale che è rimasto intorno al Sole. Poi, altre cose che hanno in comune? Almeno idrogeno. Tanto idrogeno. Sì, oddio, Saturno un po' di più. Saturno è 91 volte la massa della Terra. Quindi ce ne vogliono 91 per riuscire a fare una volta Saturno. Però la maggior parte è fatto di idrogeno ed elio. È più o meno quello che trovate sul Sole. Con un po' di tipo prezzemolo rimasto, che sono altri composti da metano, ammoniaca, un cuore fatto di vari tipi di ghiaccio. Ghiaccio di acqua, tanto. E, però, per esempio, altre cose della forma, che cosa notate? Della forma della Terra e Saturno? Sì, allora, qui è inclinato perché non c'è la dipende dalla stagione. Altra piccola parentesi, tutti quanti i giganti del Sistema Solare hanno anelli, tutti quanti. È solo che di solito gli altri non vengono fatti con anelli perché c'è una lobby degli anelli di Saturno che paga tutti di nascosto per non avere. Sia Giove che Urano e Nettuno hanno degli anelli intorno. E è un peccato che non si vedono mai perché sono molto molto diversi rispetto a quelli di Saturno. Quelli di Saturno sono quelli più giovani attualmente presenti nel Sistema Solare. Ogni sistema di anelli è molto diverso. I giganti ghiacciati, per esempio, intorno a loro hanno archi, ci sono degli anelli che sono spezzati, ci sono solo pezzi di anelli che girano intorno al pianeta. Già questo, se vi immaginate nella vostra navicella che ci passate intorno, è un paesaggio completamente diverso rispetto a quelli di Saturno. Quelli di Giove, per esempio, sono molto sottili e diffusi e sono più tipo una coperta di particelle che scende verso il pianeta quasi a spirale. Quindi non sono in un'unica, c'è cioè una striscia molto più densa, ma poi non finiscono in un punto netto, ma si diffondono sempre di più fino al pianeta. La Terra ora, al momento, non ha anelli, ma ne ha avuti in passato. Sarebbe stato un paesaggio molto molto diverso da come ci immaginiamo ora la Terra. E gli anelli si formano di solito per
materiale che rimane in orbita intorno al pianeta. Di solito può essere super violento lo scontro, quindi se una luna è stata fatta completamente a pezzi, i frammenti rimasti non cadono subito direttamente sul pianeta, ma rimangono a girone solare per un po' finché non trovano un parcheggio, poi finiscono sul pianeta. Tutti gli aerei che vedete intorno a Saturno, tutto questo sistema stupendo, in realtà ha solo 100 milioni di anni. Tutti i pianeti hanno 4,5 miliardi di anni. Quindi in proporzione è come se, se voi avete, facendo l'età media qui, 10 anni, 10 anni in... ho tagliato 20 anni lì. Allora, se in un decennio l'equivalente sarebbe come se fossero comparsi nell'ultimo anno, meno di ultimi 2-3 mesi. Quindi, in questo caso, se guardate gli anelli, li vedete così, sono solo temporanei. Se voi foste un triceratopo che guarda con il suo telescopio, con molta fatica perché c'è braccio, non vedreste nulla intorno a Saturno. Non c'erano gli anelli. Ma per quanto ne sappiamo, potevano esserci, per esempio, intorno a Giove, come quelli vediamo intorno a Saturno. E quello è il bello, i pianeti cambiano tantissimo. Come ora li vediamo, è solo un momento della storia del Sistema Solare. Cioè, io, quando avevo 15 anni, avevo una cresta blu gigante e suonavo in un gruppo punk. Ora non più. Quindi, con i pianeti è successo qualcosa di simile. Con meno creste blu. Però per esempio la Terra ha avuto momenti in cui era molto più arancione, gli oceani erano verdi, non erano blu. Dipende dalla composizione, basta un pochino di qualcosa di diverso nell'atmosfera e cambia completamente il colore. Per esempio, se voi aggiungete un po' di particolato di zolfo nell'atmosfera della Terra, diventa molto più simile a, come vediamo, Venere. Se aggiungete qualcosa un pochino più azoto, diventa una specie di arancione bluastro, un po' come vedremo la Luna grande di Titano. È molto facile giocare un po' con la chimica e vedere quanto può cambiare il colore. Giove, per esempio, ha un sacco di materiale che è esposto continuamente, tempestoso. Però, come vedete le tempeste di Giove? Quale vi sembra più tranquillo, Giove o Saturno? Saturno, giusto? Molto sciallo, ci vorrebbe molto più. Con i filtri Netflix di Instagram. Invece Saturno non è che meno tempestoso, è soltanto coperto da un alone di smog, quindi non tutto è quello che sembra, ma di questo parleremo tra poco. L'altra cosa volevo dirvi: in comune tra Saturno e la Terra, che altro vedete a parte la forma? La Luna, sì, ma non è. Per esempio, però Venere e Mercurio non ce l'hanno. Perché, vi faccio questa domanda, perché noi abbiamo messo insieme, arbitrariamente, noi come umani ci siamo svegliati un giorno, ci siamo guardati attorno e questi sono tutti quanti i mondi del Sistema Solare che abbiamo visto che sono tondi. E non abbiamo la più pallida idea, ragazzi. Come catalogarli? La maggior parte, la prima cosa che abbiamo notato è che alcuni nel cielo si muovono e altri no. Le stelle le abbiamo chiamate così perché sono ferme, pianeti, volevo dire in greco solo stella che si muove. Non molta immaginazione da parte nostra. E quindi i pianeti erano soltanto oggetti che si muovevano intorno. Per esempio Copernico, vi ricordate che pianeta ha scoperto? Non se lo ricorda nessuno, un povero Copernico. Già aveva paura di pubblicare il suo libro, fino all'ultimo ha aspettato di morire prima di parlare del suo lavoro sul fatto che forse la Terra gira intorno al Sole e non il contrario. Non capisco perché aveva paura, poi sempre perché Giordano Bruno è stato bruciato vivo. Cosa sarà mai? Copernico ha scoperto la Terra come pianeta, che direte, vabbè, grazie, ce l'avevo anch'io. E in realtà è abbastanza grossa come scoperta, perché nessuno considerava la Terra un pianeta. La Terra era qualcosa di speciale, era un giardino magico al centro, ma non era un pianeta, non veniva contato come i pianeti, non si muove, è fermo, è immobile. E se la definizione è letteralmente qualcosa che si muove nel cielo, quindi lui ha letteralmente scoperto che noi siamo su uno dei mondi come tutti gli altri del Sistema Solare. E chi lo sa? Scherzo un po'. Ma nessun problema. Quando ha scoperto questa cosa abbiamo iniziato a chiederci, ok, allora se la Terra è uno degli altri oggetti, come abbiamo una storia comune? E della stessa domanda ci siamo fatti riguardo quando è arrivato Darwin con la teoria dell'evoluzione, quando abbiamo scoperto che tutte le specie sulla Terra hanno antenati in comune, più vai indietro, più risali a meno antenati,
un solo albero, la vita ha tutto il DNA comune, ti vedrai che diventa qualcosa. Come si fa però ad arrivare agli umani? Qual è stato tutto l'albero della vita per arrivare fino a noi? E non avete idea di quante cose meravigliose sono venute fuori nel Novecento con solo queste due domande. Da una parte, per esempio, abbiamo scoperto che molto del nostro cervello si è formato nelle varie parti dei tipi dei pesci. E quindi, per esempio, gli italiani gesticolano un sacco e c'è entrato un po' con i pesci. Da una parte, perché in realtà nella storia evolutiva, per esempio, il cervello, quando si è formato, la parte che riguardava il movimento della bocca doveva essere ben sincronizzato con le pinne. E quindi queste due parti sono attaccate insieme. E fast forward, quando siamo arrivati ai primati, noi avevamo pochissima capacità di vocalizzare, ma un sacco di bisogno di vocalizzare, perché eravamo molto sociali. E quindi immaginate che voi, i vostri amici, siete a caccia, e c'è una gazzella, e uno degli amici scorreggia, e la gazzella scappa e nessuno mangia. C'è un imperente bisogno di dire all'amico: metti un tappo, se no moriamo. Ma se non puoi vocalizzare come facciamo noi, come fai? È difficile rendere le idee complesse, no? Quindi lo stesso impulso che passava verso la bocca per cercare di emettere suoni passava nella stessa parte del cervello dove si attivavano le mani. E questa cosa nel tempo è stata favorita dalla rivoluzione, perché più queste cose erano visibili, più era facile aggiungerci senso e più veniva avvantaggiato quel gruppo. E quindi i gruppi in cui gesticolavano di più erano più facili coordinarsi, comunicare, e tada, mangiavano di più, si riproducevano di più, quei geni passavano, e fast forward, eccoci qui a gesticolare di più. Quindi, e questa è la storia meravigliosa, ed è la stessa cosa che troviamo nei pianeti. Ognuno di questi è solo un pezzo che vediamo ora, ma se andiamo a ritroso troviamo antenati in comuni per tutti quanti. L'unico problema delle nostre definizioni, come è successo per la vita, è che le nostre definizioni sono inventate da noi per comodo. Quindi anche se vi chiedo quanti pianeti ci sono nell'universo, in tutto quanto l'universo, tutto. Ordine di magnitudo tipo milioni, miliardi, 8. Davvero? Solo 8! E questo perché la definizione dell'Unione degli Astronomi Internazionale ha stabilito che per definizione un pianeta orbita intorno al Sole, tutte le stelle sono escluse, e se no, vabbè, sì, no, davvero, la definizione è quella, quindi gli altri non hanno una definizione, si chiamano esopianeti, cioè pianeti fuori dal sistema solare, però non hanno una definizione ancora, quindi è tutto molto sospeso. Gli unici pianeti, per definizione, sono solo questi. Vi dico questo solo per darvi un'idea di quanto alla fine le definizioni servono giusto, cioè servono per capirci tra di noi. Per cui, quanti pianeti ci sono nel sistema solare? 8. Sì, però, di no, è vero, però, questi sono gli 8 pianeti. Ora, quanto somiglia questo con questo? Però sono nella stessa categoria, ma questo dov'è? Questi qua? No. Perché no? Nonostante, tipo, questo che è Ganimede è più grande di Mercurio, ma non è un pianeta, no! Titano ha un'atmosfera più densa della Terra, ma non è un pianeta, perché non orbita intorno al Sole. Quella è la cosa paradossale, limitante della definizione di un pianeta, tipo Plutone. Tutti questi piccoli oggetti che vedete qui sono tutti sferici. La nostra Luna è gigantesca, ha un nucleo interno, ha avuto un'atmosfera, è stratificato come pianeta, ha un campo magnetico molto leggero, quella che è rimasto da quando aveva un campo magnetico dinamico e forte come quello del nostro pianeta. La Luna è planetaria in tutti i sensi. Noi la chiamiamo Luna perché abbiamo dato tra l'altro il nome più noioso di tutti, solo Luna e basta, tutti hanno nomi fighissimi, la nostra si chiama solo Luna. Però, noi viviamo sulla Terra, quindi non è che però in questo caso è quello il limite, che tutti quanti sono in realtà nella stessa categoria quando guardiamo quello che ci interessa. Cioè, se il vostro gatto a casa è un gatto mentre è in casa vostra, non è che se lo portate a casa di qualcun altro diventa una scimmia, giusto? È sempre un gatto. I zoologi non catalogano le cose in base a dove sono. Li catalogano in base alle caratteristiche che hanno. Un esogatto, esatto. Quindi il dibattito attuale intorno a Saturno e gli altri pianeti è cosa sono di preciso alla luce di quello del resto che c'è. E quando abbiamo declassificato Plutone, trasformandolo in un pianeta nano,
era perché, vi giuro, alcuni astronomi hanno detto, ma non possiamo avere troppi pianeti. Perché se no dopo i bambini come fanno a memorizzare tutto? Allora che facciamo lì? Togliamo la definizione di fiume, perché di sicuro non si ricorderanno che tutti sono fiumi. E facciamo il dibattito, se vediamo se allora che ne so, l'Arno è un po', uno solo può essere fiume e altro è un fiume nano. Come la prendono le persone? Sono fiumi, nessuno pretende che tutti quanti devono sapere i nomi di tutti quanti gli oggetti del sistema solare. Quindi, fine dello sfogo, l'attuale proposta per una nuova definizione più inclusiva è: qualsiasi oggetto è abbastanza grande da essere sfero e avere una struttura, quindi con una dinamica, eccetera, con un nucleo, ma non è così grande da iniziare ad avere processi di fusione all'interno per cui brilla, tipico delle stelle, è un pianeta. Poi, dove si trova a determinare che tipo di pianeta è? Puoi dire che è un pianeta, per esempio, classico se orbita intorno al Sole. Può essere un pianeta satellite se orbita intorno a un altro pianeta. No, ha senso. Un esopianeta si trova fuori dal sistema solare, se vuoi. Quello che vuoi. Tanto poi dopo, anche queste, Giove e Saturno, sono giganti gassosi. Urano e Nettuno non sono giganti gassosi. Sono giganti di ghiaccio. Hanno composizioni molto diverse. È un po' come paragonare la schiacciata in Toscana alla focaccia qui. Solo una è buona, ma non dirò quale perché voglio tornare a casa. No, buona, ma non dirò quale. Però, ecco, tornando a parlare di Saturno, questo è qualcosa che potete vedere anche con un telescopio molto buono in realtà, però insomma, grosso modo riuscite a vedere Saturno e qualcuna delle lune. E la cosa più bella di quando dibattiamo su cosa sono i pianeti del sistema solare è che Saturno è tutto questo in miniatura. Quindi un intero sistema solare in versione tascabile. 91 volte la massa della Terra, ma comunque rispetto a tutto il resto abbastanza tascabile. Ecco Saturno visto un po' più in dettaglio. E prima cosa da considerare riguardo questo gigante è che gli anelli sono una storia a sé, quindi parleremo anche di quello. Il pianeta, come vi dicevo, non fatevi ingannare da solo quello che vedete sopra, perché è molto più complesso dietro. Intanto ha un'atmosfera che è stratificata, ed è vero che sono gassosi come Giove, ma non ci potete passare da una parte all'altra. Non è vietato per legge, semplicemente è fisicamente molto difficile, perché immaginate una candela. La parte in alto è gas, giusto? Ed è la parte che chiameremo in questo caso atmosfera, nonostante sia un gigante gassoso, tra virgolette, ha comunque l'atmosfera, che è la parte meno densa. Man mano che si scende, troverete nella candela la parte liquida, giusto? Che corre sotto la fiamma. E qualcosa del genere anche qui. La parte più densa nell'atmosfera diventa molto molto più fluida. Si muove ed è spostata dai venti e ci sono letteralmente canyon fatti di nuvole, con montagne fatte di nuvole, con valli e paesaggi come qui, ma solo fatti di nuvole. Mi sembrano qualcosa tipo la fabbrica di cioccolato, ma senza il cioccolato, versione non diabetica. E sotto ancora, se scendiamo, la pressione diventa così alta che le molecole più grandi vengono fatte a pezzi. C'è uno strato di un oceano di ammoniaca, e poi l'ammoniaca viene fatta a pezzi. L'unica molecola che sopravvive ancora più in basso un pochino è metano, ma anche quella dopo un po' viene fatta a pezzi. È una cosa che succede in tutti i giganti, però in Urano e Nettuno molto di più che in questi, perché hanno molto più metano, è che il metano viene fatto a pezzi. E il metano è una molecola che mi sentirete spesso nominare perché tipo l'adoro, nonostante sia tossica, però se avessi un peluche di una molecola sarebbe il metano. Cioè un atomo di carbonio in una relazione bellissima e molto complicata con 4 di idrogeno. Solo lui sa come le gestisce tutte e quattro, però il vantaggio di averne quattro è che può interagire e fare un sacco di reazioni con tutto quello che lo circonda. E, però in questo caso la pressione è così alta che viene fatta a pezzi. Il carbonio rimane da solo e viene pressurizzato così tanto che si cristallizza. E cosa diventa il carbonio cristallo? Diamanti, bravissimo, sì! Diamanti, letteralmente piovono diamanti. E di dimensioni nanoscopiche e si accumulano sempre di più e formano uno strato che è un oceano fatto di piccolissimi diamanti di dimensioni di nanometri, e però all'interno quando aumenta o diminuisce la pressione, come una specie di onda che si propaga, quando aumenta ancora di più la pressione tutti quei piccolissimi diamanti vengono fusi insieme periodicamente in iceberg grandi come l'Everest di diamanti. Un solo diamante grande come l'Everest che galleggia in un oceano di diamanti. E poi da fuori non si vede niente, che da fuori sembra la cosa più blanda del sistema solare, e invece
Eccolo qua, degli infrarossi. Già solo guardando al, a un po' del calore si vedono cose molto più dinamiche. Ci sono intere trecce di tempeste che sprofondano materiale all'interno dell'atmosfera. Alcune di queste parti, vedete qui, come questa treccia qui, ogni un decennio circa, prendono materiale da sotto e lo lanciano verso l'esterno ad una forza tale che tutto quanto l'emisfero nord viene ricoperto dalla più grande e più luminosa tempesta che c'è in tutto il sistema solare. Non c'è niente, è tipo qualcosa come 5 volte la grande macchia rossa di Giove. È gigantesca, tutto quanto l'emisfero nord viene circondato da una grossa, singolare, enorme tempesta. E l'ultima volta che è successo è stato nel 2010. Qualcuno di voi se lo ricorda? Cioè, un sacco di anni fa, eravamo molto più innocenti. Però, altra cosa che succede, per esempio, avete notato che c'è un esagono al polo nord di Saturno. E non avete idea, quando sono venute fuori le prime immagini dell'esagono da parte della Soda Cassini, quanti gruppi di complottisti sono partiti fuori di testa. E Dio, c'è un esagono, sono gli illuminati, è conformato! Gli alieni creano, disegnano gli esagoni, ma li fanno anche i cerchi, le granano e poi... Però c'è un motivo. Guarda, la parte bella è che li abbiamo riprodotti anche in laboratorio. Siamo riusciti a rifare esagoni così, ma anche ottagoni, strutture con 10 lati, 12, dodecagoni, credo. A 12 credo dovrebbero essere dodecagoni. Sì, la lingua italiana. La parte interessante appunto è che non serve niente di magico, si formano semplicemente per il movimento di parti dell'atmosfera che sono a pressioni diverse, arrivano verso l'alto e qui negli angoli sprofondano in parte e poi ritornano verso l'altra parte. Quindi immaginatevi sotto come delle onde che si propagano, e succede la stessa cosa sulla Terra. Sulla Terra c'è un anello simile, ma che viene continuamente spezzato. Sulla Terra non si può formare perché di mezzo ci sono i continenti. E quindi le tempeste nascono, iniziano, crescono e poi dopo colpiscono qualche continente e perdono energia infine. Mentre qui non c'è qualcosa sotto, per cui continuano tranquillamente. Questa è una vista in infrarossi in cui ogni punto che vedete è molto più caldo e c'è materiale che praticamente viene lanciato dall'interno, viene riscaldato e poi risprofonda. Quelli sono gli anelli di Saturno che vedete, sono molto più freddi rispetto a Saturno stesso, quindi il rosso è molto più intenso, molto più caldo. E questa è l'immagine della tempesta che c'è al centro, grande più o meno come la Terra. È una delle immagini più belle che abbiamo fatto con la sonda Cassini, si nota anche un po' la tridimensionalità di questa tempesta. E questo è negli ultravioletti con un vortice e questo è l'infrarosso. E tra l'altro si vede un vortice bellissimo qui. E più o meno le tempeste, i vortici che vedete sollevati sono grandi come interi continenti. Quindi se prendete questo, per esempio, arriverebbe da Parigi a Mosca. È grande come tutta l'Europa, solo questo. È impressionante. E cambiano di continuo, quindi probabilmente se fossimo ora lì sarebbe molto diverso. Anche perché, in realtà, la parte più importante è che le stagioni su Saturno sono quelle che determinano quello che succede sulla superficie. Quando hai qualcosa di molto gassoso e lo riscaldi, è un po' tipo come cucinare qualcosa. La parte interessante diventa quando lo lasci abbastanza in forno e vedi se è venuto fuori qualcosa di buono o no. E in questo caso con l'esposizione al sole i colori di Saturno cambiano e Saturno con gli anelli, lo faccio vedere, il vantaggio di avere le forme. Saturno con gli anelli fa qualcosa di particolare perché inizia dal nostro punto di vista durante gli equinozi è perfettamente orizzontale, per cui noi lo vediamo appena appena come una striscia e poi dopo quando si piega nel sistema solare fa questa cosa qui e quindi all'interno del sistema solare lo possiamo vedere piegato così. E quindi questa cosa sembra molto semplice da capire ora. Quando l'ha visto Galileo l'ha mandato fuori di testa, perché lui aveva un telescopio che aveva un occhiale che non era in grado di vedere a buona risoluzione cosa c'è intorno a Saturno. Lui vedeva il pallino di Saturno con due pallini accanto e pensava, sono lune, però dovrebbero essere grandi quasi quanto Saturno, quindi strano, però che ne sappiamo noi di come sono fatte le cose fuori dalla Terra. Quindi, poi dopo un po' inizia a scrivere chissà cosa sono queste lune giganti intorno a Saturno, poi torna a guardare e non ci sono più. Cosa? E poi dopo guarda e ci sono ma piccole.
E immaginate come si sentiva, perché non riuscivo a vedere a capo, perché non riuscivo a vedere come anelli. Quelli che sono riuscito a vedere come gli anelli è stato poi dopo, almeno più definito, Cassini. E la missione si chiama come lui, in onore a lui. E iniziò l'altro dibattito, perché iniziarono a notare che è un anello e come si è formato. E oggi sappiamo che sono frammenti di una luna distrutta, ma all'epoca, se partiamo dal presupposto che i pianeti sono sempre esistiti, le cose sono sempre state così, è difficile immaginare che un oggetto del sistema solare è stato completamente distrutto e non c'era più. Quindi, che ci fanno questi? come si forma un disco intorno? Vabbè, cioè, perché poi dopo... vabbè, le vie del Signore, ho capito, però... Cioè, perché solo quello? Cioè, ma è una cosa speciale, è che Dio stava lì... Allora, ne ho fatti tutti i tombi. Un po' di varietà, questo lo faccio rosso, che altro posso aggiungere? Qua ci mettiamo degli anelli. È molto scientifico. Cioè, non c'è nessuna motivazione, sembrava completamente arbitrario così, degli anelli a caso. Quindi, per secoli, gli scienziati si strappavano i capelli riguardo come cavolo può essere qualcosa del genere. E poi dopo, non solo, hanno scoperto che ci sono dei buchi in mezzo. Perché avere un anello quando puoi prendere due, giusto? E come fanno a non attrarsi tra di loro? E non c'era ancora la teoria della gravità completa, poi è arrivato Newton e poi si sono messi a calcolare la massa e tutti quanti erano partiti con stive di massa enormi. E cosa hanno scoperto? Quando hanno calcolato la massa, questa roba pesava niente, meno di un calzino. Era talmente poco che non poteva essere solido. Ok, quindi non è un anello, è fatto di tantissimi pezzettini piccolini. E noi abbiamo passato gli ultimi 3 secoli a cercare di capire come è fatto un anello e poi in realtà abbiamo scoperto che non è neanche un anello. Bene, cos'altro vogliamo sapere? E poi abbiamo scoperto che quando abbiamo slanciato le sonde fino a lì, questi buchi che vediamo, le divisioni, in realtà sono opache sotto, ma se andate da sopra non sono opache. Non sono buchi, non ci potete passare in mezzo, cioè ci potete passare, ma c'è roba. Solo che da una parte sono molto più trasparenti che dall'altra. Giusto per complicare ancora di più le cose. Questa è la tempesta che vi dicevo, nel 2011, e 2010, era da poco passato l'equinozio, vedete gli anelli sono sottilissimi. Gli anelli tra l'altro sono circa 6 metri in diametro, in lunghezza. Cioè ci sono atleti, che vedrete l'anno prossimo alle Olimpiadi, che saltano più in alto di così. Potrebbero saltare con l'asta sopra gli anelli di Saturno. E altra trasformazione che abbiamo visto, che si vede un pochino il movimento, questo è quando è comparsa, quando l'equinozio è finito e il polo nord è finito sotto il sole finalmente. E vedete, questo è quando ha iniziato a essere esposto al sole. Questo è un anno dopo un anno che era sempre esposto al sole, giorno, non c'è notte perché è come il polo nord, è sempre giorno. Vedete che i colori cambiano perché l'energia ultravioletta del sole fa cambiare la composizione di base di quello che vediamo. Era molto verdastro e è diventato molto più arancione. Sì, però la parte centrale è rimasta molto verde. Perché? Queste sono altre viste negli ultravioletti e negli infrarossi in particolare, in questo caso. E vedete com'è molto fluido, sembra una macchia di benzina. Oppure un cappuccino, insomma, quello che volete. E quindi quando vedete il Saturno la prossima volta, ricordatevi che quello che vedete sopra è solo smog, è solo coperto, il vero tesoro è quello che c'è sotto. Ora, i nostri occhi sono meravigliosi se volete scrivere delle poesie d'amore, dolcissimi, però non sono granché per l'astronomia, non ci permettono di vedere se non una piccola parte dello spettro elettromagnetico. Mentre, per esempio, i granchi, maledetti, vedono benissimo in un sacco di pezzi dello spettro elettromagnetico, 5 specie di crostacei che riescono a vedere lampi velocissimi, intensi, di raggi X, e sono letteralmente in grado di vedere buchi neri. E noi siamo qui a dire, oh, il 10 aprile esce la foto del primo pomeriggio, e probabilmente lì ci sono i gamberi, vabbè, se voi smetteste di mangiarci, magari gli diciamo anche come sono. Poveri gamberi. Riescono a intuire perché scintilla qualcosa, hanno dei fotorecettori che vedono delle scintillazioni, in realtà ricordatevi questo, quando verrà fuori, perché tanto ci sarà scritto da tutte le parti, la prima foto del buco nero, a meno che non guardate la parte sbagliata di internet, però in questo caso si riferisce non direttamente all'oggetto in sé, al buco nero, perché i buchi neri astrofisici sono degli oggetti che non emanano alcun tipo di luce, non assorbono luce, non emanano luce, sono completamente invisibili.
l'unico modo in cui possiamo vedere la loro presenza è l'influenza che hanno su quello che c'è intorno. Per cui, per esempio, piegano la luce che c'è intorno. Se voi, la prossima volta che siete a casa, passate il fondo di un bicchiere su un disegno sul tavolo, durante la conversazione molto interessante di alcuni parenti che volete ignorare, passate il bicchiere sopra e vedete come il disegno viene tutto piegato all'interno del vetro sul fondo del bicchiere. La stessa cosa immaginatevela con il passaggio di un buco nero. Ci sono le stelle, passa il buco nero e vedete solo la luce delle stelle tutta piegata intorno. In questo caso la foto cos'è? La foto di un pezzo di una stella che viene divorato ora dal buco nero e cade a spirale. E quando questo pezzo cade si riscalda fino a milioni di gradi Celsius. Per cui è come se invece di vedere la foto di Saturno, sarà la foto degli anelli. Quindi è solo roba che gira intorno al buco nero. Il buco nero è invisibile per definizione. Fine della parentesi, ma almeno così siete tipo vaccinati quando usciranno tutte le notizie. Ah, io lo so già. Comunque, queste sono immagini di tempeste che si formano sotto nell'atmosfera. Questa è la tempesta gigante che vi ho fatto vedere che circonda tutto il pianeta. Vedete, qui è il fronte della tempesta, che è questo qui, e si allunga per tutto quanto il pianeta. Questo è in infrarossi, si vede il calore proprio della tempesta. E quanto incredibile e affascinante che siamo stati lì per vedere una cosa del genere. E la singola cosa più importante da ricordare per stare a casa di questo è il motivo per cui questo ci riguarda da vicino. Non è solo meraviglia e bellezza che c'è in abbondanza, ma anche utilità, perché sulla Terra le tempeste non durano abbastanza da studiarle bene. Per fortuna, perché, nel senso, se non sono pericolose, non sono esattamente la cosa che dovresti durasse tutto l'anno una tempesta, un uragano, no? Però il problema è quando costruiamo modelli per capire come prevederli, come si muoveranno, come cresceranno, quanta energia avranno, quanta pioggia si portano, siamo molto limitati dalla loro durata. Questi modelli sono stati usati per migliorare quelli sulla Terra per la formazione di uragani e sono già stati in funzione da 2 anni e quindi ci sono vite che sono state salvate grazie a modelli migliori che possono dirti esattamente in che direzione, da quando l'uragano inizia a formarsi, con anticipo di fino a 2 mesi. In che direzione andrà, con quanta energia potrebbe arrivare, dove bisogna evacuare, quali bisogna portare a salvo. È solo che è difficile che un telegiornale inizi con «Bene, anche oggi gli astronomi salvano 1 milione di persone!» Succederà mai. Ricordatevelo la prossima volta, l'astronomia non è inutile in sé. Tutte le cose che noi studiamo altrove, poi le possiamo applicare qui. È un po' come se noi cerchiamo di capire cosa c'è di come funzionano gli esseri umani per poterli aiutare dal punto di vista medico, abbiamo un solo umano, è un poco, giusto? Abbiamo bisogno di più umani per vedere come funzionano, anche soltanto in psicologia. Cioè, uno dei dibattiti più grandi, che è uguale come con i pianeti, è il dibattito tra psicologia e sociologia, perché gli umani non funzionano da soli, isolati, come formiche. Le formiche non hanno senso da sole, giusto? Non capisci molto se le prendi una sola e la metti in un bicchiere. Per studiare come si comportano gli umani devi studiare in gruppo. I pianeti abbiamo bisogno per capire la Terra, per poter prevedere come cambierà la Terra, come proteggerla, come cambierà il futuro con colpa nostra, con il cambiamento climatico. Abbiamo bisogno di guardare altrove e capire come funzionano le atmosfere. Fine della parentesi. Ecco la tempesta vista da Hubble da Terra, in realtà, con un po' di dati misti. E vedete che era proprio un anello gigantesco. E questo è il grosso di introduzione, mentre ora passerò alle lune, ma visto che vi ho parlato un sacco di queste cose, giusto per fare una pausa, c'è qualcuno che era venuto l'anno scorso? Nessuno? C'è qualcuno che è venuto, mi ha mai visto? Ciao! Sembrate sempre più giovani. Però vi ho portato un regalo, visto che ci vuole un po'. Parlo di queste cose tutte le volte mi rendo conto che c'è una sensazione di astratto, lontano e intangibile, giusto? Che questi mondi sono, sì, là fuori, però sono qualcosa che possiamo toccare con mano. Non è un pezzo di Saturno, ma vi ho portato qualcosa che potete toccare con mano. E mostro, venga, così dimostro a tutti che non esplode. Faccio vedere. Questo qui è un frammento della superficie della Luna. Wow. È letteralmente un pezzo di Luna che è arrivato qui in maniera piuttosto
violetta o con un asteroide che ha colpito la Luna, probabilmente di lunedì, perché succedono sempre di lunedì queste cose, e ha lanciato un pezzo di Luna fuori, in realtà vari pezzi, uno è caduto sulla Terra, questa è una fetta di quel singolo asteroide iniziale, è a 4 miliardi di anni, per cui è un mondo... Quasi, sì. È molto molto vecchio, ma è molto più vecchio di tutti i continenti che abbiamo sulla Terra. E la parte affascinante è che quando vedete questi quarzi, i pezzi bianchi, quelli sono fusi insieme da un'onda appunto che ha creato il cratere. Quindi in realtà da quelli sappiamo che viene da un chilometro sotto la superficie della Luna. Quindi non solo viene dalla Luna, ma viene da 1000 metri sotto la superficie su cui potreste camminare. È qualcosa di... è come toccare il vetro ombelico della Luna. Come rendere meno poetico. Però, no, grazie, grazie. E allora, no, però... sono brava. Bravissimo, fatemi un applauso. Allora, io intanto ve lo passo. Allora, molto un momento a Buster Keaton dove ho capo. Mentre così vi distrago mentre io devo cambiare cartella, quindi se prima a questo. E ora vi passiamo alle lune. Allora, dov'è la foto? Questo è un po' di Saturno, ma queste sono tutte le lune che ci sono intorno. Vi accennerò le alcune, ma è un zoo meraviglioso. Saturno ha un'abbondanza di lune strane di ogni sorta. Ci sono lune che sono per metà bianche e per metà nere, lune con atmosfera, lune con oceani, lune con crateri così grandi che potrebbero essere completamente fatte a pezzi di semi, ma qui che sembra la morte nera, lo vedremo tra poco. Ci sono lune con un sedere strano. Tutte quattro, queste sono solo le più grandi, perché Saturno ne ha più di 60, penso 69, credo, mi ricordo bene. E la maggior parte sono molto molto più piccoline, e queste sono quelle principali. La più piccola qui, Calypso, dov'è? Sì. Queste qui, mentre Calypso eccetera, hanno comunque più di 100 km, dai 80 ai 100 km. Quindi sono comunque molto grandi rispetto a... Se qualcosa del genere cade sulla Terra, non è che spariscono gli umani, è tipo tutta la crosta terrestre viene sterilizzata. Non sono eventi di estinzione, perché l'intera crosta diventa un lago di lava, quindi fine della vita. Se poi dopo c'è di nuovo la vita è perché si è riformata e nata una seconda volta, ma nulla sopravvive a un impatto di questo tipo. Gli impatti più grossi a cui la vita è sopravvissuta erano in ordine di 15 km, 20 forse, a esagerare. 100 e fine, è un po' troppo. E la cosa più grande che ha colpito la Terra, indovinate quant'era? Circa quasi 6.000 km. 6.000 km. Quindi immaginatevi, l'impatto è stato talmente devastante che ha strappato completamente pezzi della Terra e della Terra Luna. Quindi, cose che succedevano anche qui. Infatti, probabilmente Saturno ha avuto molte più lune di così e ne è rimasto solo con questa, con queste dopo svariati impatti. Quello che volevo far vedere in realtà, ecco, per iniziare, ecco qua. Questa è un'immagine bellissima di Saturno davanti al Sole. Quindi Saturno stava passando verso il Sole e di Saturno Sole si vedono gli anelli, anche quelli più diffusi come l'anello è. E c'è un intruso. Ve lo faccio vedere direttamente zoomando qui. Questo puntino qui è la Terra. Davvero, questa è la luce della Terra da 1 miliardo di chilometri di distanza. Ed era nel 2015, quindi se vi ricordate il 2015. Se eravate vivi, voi c'eravate lì. E se zoomiamo. C'è un pochino, in alcune foto in una sezione migliore si vede un pochino che la forma è forma di goccia, perché sotto c'è un altro piccolissimo puntino che è la Luna. Però abbiamo visto la Terra da sotto gli anelli di un mondo a 1 miliardo di chilometri di distanza. Niente, secondo me è estremamente bella e credo sia una delle foto più belle e poetiche che abbiamo scattato. Specialmente perché è durante un'eclissi e è ancora più romantico. E ecco, guardando sempre dalla Terra, questa è la struttura più grande e inaspettata che c'è intorno a Saturno. Quando pensate agli anelli di Saturno, sono questi qui e sono visti nei infrarossi.
ma c'è un altro anello intorno a Saturno che è questo qui, che è gigantesco, è talmente grande che ci vogliono 400 Saturni uno accanto all'altro per arrivare a passare. E questo anello qui è fatto di polvere rimasta da una piccola luna che è stata quasi distrutta, è stata fatta a pezzi, come vi dicevo prima nel caso della Terra. E questa qui è tutta polvere che orbita attorno a Saturno in una zona molto molto lontana. È come un quadrato della gravità di Saturno. Sì, Saturno è talmente gravitazionale. Sì. Beh, per esempio la Terra è in grado di trattenere cose in orbita attorno a sé fino a circa 1,5 milioni di chilometri da qui. Quindi può arrivare tranquillamente molto più lontano della Luna. Sì. E una delle influenze su questa. Questa Luna qui, secondo voi, è bianca coperta di nero o nero coperta di bianca? Tutte e due. Tutte e due. Cioè, era completamente nera e poi dopo è stata tipo sporcata di bianco o viceversa? Era nera. Era nera? Cioè, sembra più logico che sia nera, giusto? Sarà nuvole? No. È ghiaccio. Su tutta la superficie è macchiata. Era bianca e ghiaccio ci sono niente. No, è bianca, è tuttora bianca. Tutta questa luna, si chiama Giappetto tra l'altro, era completamente bianca, è ghiaccio di acqua esattamente come l'avete nel frigo. E cos'è successo? È che è stata completamente coperta da un lato di nero e quel nero aumenta la quantità di calore che riesce a intrappolare. E vi ricordate quando durante l'estate, se avete una maglietta nera, sentite più caldo rispetto a una maglietta bianca? La stessa cosa succede qui. La polvere, quando riscalda una parte, fa evaporare un pochino di ghiaccio di acqua e gli atomi, insieme alla polvere, vengono lanciati via quando evapora e finiscono altrove, hanno migrato da questa parte e stanno migrando su tutta la parte, perché finiscono nella parte più fredda e poi riscaldano quella e finiscono dopo per salterare nella parte più fredda. Però la vera domanda è da dove arriva? E arriva da qui, perché questa luna passa a un certo punto vicino, attraversa un pochino di questo anello nella parte più esterna, e vi dicevo che è fatto di polvere e tutta quella polvere viene aspetta. Vediamo se riesco a ritrovare un volo. Viene da una piccola luna di nome, eccola qui. Sì, ma già, la trovo, promesso. Troppe lune, esatto, non sapevo. Questa qui. Questa è la luna Febe. È la luna che è colpevole di quello che è successo al povero Giappetto. Tutto questo cratere, un pezzo della luna, è stato completamente fatto a pezzi. Tra l'altro questa luna nasconde un mistero assurdo, perché noi l'abbiamo, vabbè, dato per scontato, abbiamo un sasso in mezzo attorno a Saturno. Ma quando l'abbiamo guardato più attenti, abbiamo scoperto uno che rispetto a tutte le altre lune orbita in senso contrario. È già strano. Ma non solo, orbita in maniera molto inclinata. Che è ancora più strano. Quindi è molto molto improbabile che si sia formata lì. Molto probabilmente stava andando verso l'interno del Sistema Solare, verso di noi, ed è stata catturata da Saturno. Per quanto non sappiamo, poteva tranquillamente avere la Terra come destinazione finale e Saturno ci ha salvato, catturandola. E questo oggetto ha 230 km in diametro, quindi, meno male! Grazie Saturno! L'altra cosa interessante è da dove veniva. Abbiamo visto nell'interno uno che i ghiacci somigliano un sacco alle comete. La combustione di base è simile più o meno alle comete, se la avvicinate al Sole inizierebbe ad avere una coda. E c'è un'altra cosa interessante, la sua struttura interna è simile ai pianeti, nonostante sia piccolina, ha un nucleo interno molto più denso, poi un mantello e la crosta esterna, esattamente come i pianeti. Ora, l'unico modo per arrivare a questo è se hai un sacco di calore all'interno, all'inizio. E quindi se per esempio il tuo corpo è molto 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 caldo, quando si sciolgono le varie componenti, quelle più pesanti, i metalli, scendono verso l'interno. È per questo che la Terra dentro ha un nucleo enorme fatto di ferro e nickel, e le cose più leggere, tipo idrogeno, carbonio, eccetera, si trovano abbondanti nella parte esterna, sulla crosta, noi. In questo caso è successa la stessa cosa, quindi da dove veniva tutto questo calore in un oggetto così piccolino? L'unico modo per riscaldarlo è un atomo di nome alluminio 26,
che era molto comune all'inizio del sistema solare, ed un isotopo radioattivo. È tipo come un bambino iperattivo che deve assolutamente sfogarsi e correre, fare attività, se no ti fa esplodere qualcosa. Per cui l'alluminio 26 tende a tornare in una forma di isotopo un po' più stabile, perdendo un sacco di energia e calore. E non ce n'è più quasi nel sistema solare. All'inizio c'era un sacco, e poi dopo ha perso tutto il calore, trasformandosi in versioni molto più calde. Quindi, questo oggetto è stato riscaldato all'interno, perché ora vediamo tutto l'alluminio rimasto nella parte esterna, e quindi da quello sappiamo che probabilmente era nella versione più calda all'inizio, era molto 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 caldo all'interno. E tutto questo, so che sembra super luminoso, che ci frega, c'è una parte interessante. Quando era molto caldo, viste le dimensioni, sotto questa crosta che non sa di niente, aveva un oceano mignon, piccolino, liquido, di acqua. Perché è fatto di ghiaccio, principalmente ghiaccio di acqua con un po' di roccia. Quindi una parte, uno strato, è stato sciolto e c'era letteralmente acqua liquida a contatto con il nucleo caldo. E non vi dice niente, la villa è iniziata così, con a contatto con... Ecco, questi sono gli effetti della geologia, d'accordo? Per questo non mi invita nessuno alle feste. Potete parlare della partita per gente, io parlo, ah, sai la storia di Febbre? Uno strato di acqua, oggetti del genere, poi dopo nel sistema solare ce ne sono in una direzione, per esempio, questo è un altro che, dov'è? Ma perché le foto sono messe? Mio computer si sarà impazzito a mischiare le foto. Oh, questa è un'altra delle lune, giuro che non sto a parlarvi di tutte quante, faccio vedere solo alcune che sono particolarmente belle. Queste Peti, è di circa 1200 km in diametro da una parte all'altra, e questo cratere qui è 400 km. Se fosse sulla Terra, un cratere così grande sarebbe più grande dell'Australia. È un buco enorme e si vede molto bene, per esempio c'è una foto in cui sembra proprio un morso sul lato, devo provare subito al volo, forse questa, no, eccolo qui, forse qui si vede, si intuisce un pochino, è enorme. E la cosa affascinante è che quando questo è successo, l'impatto che ha subito è stato così devastante che ha creato questa cosa qui. Dall'altra parte della Luna c'è un canyon gigantesco chiamato Ithaca, che si è formato quando si è formato il cratere. Quindi l'energia dell'impatto è stata così intensa che si vedono le pieghe, le fratture dall'altra parte della Luna. Quindi immaginatevi la Luna, l'asteroide colpisce da una parte e l'impatto è così devastante che l'intera Luna viene scossa e si crepa dalla parte opposta. Era tanto così da essere fatto a pezzi. E mi piace molto che l'abbiano chiamato, il cratere si chiama Odisseo, Ulisse, e dov'è la casa di Ulisse? Ithaca. Ed è dalla parte opposta, non ci potrà mai arrivare, non si vedono tra di loro. Quindi due delle mie poste preferite nel sistema solare come nomi sono Odisseo e Ithaca, questo canyon gigantesco che vedete sul lato. E Teke ha delle cose molto interessanti anche per conto suo, però la cosa di cui volevo più parlarvi è, quando avete studiato a scuola, vi hanno mai detto che non si può volare nel sistema solare? Cioè, noi, sulla Terra non potete volare. Se vi lanciate da una finestra, non lo fate, non potete volare. In realtà vi hanno mentito, perché dovevano mettere l'asterisco, dovevano dirvi, sulla Terra non potete volare, però nel sistema solare sì. E quando dico volare, non intendo tipo con aerei, ma letteralmente facendo così. Perché su questa Luna vi basta davvero fare così con le mani, o comunque tipo con un mantello di Batman, non solo perché avete più superficie, ma perché è più figo. Perché fare così quando puoi essere Batman, giusto? Se hai l'opzione, sei sempre Batman. E c'è questa Luna intorno a Saturno che è fatta di ghiaccio principalmente, con una densa atmosfera. E il ghiaccio è molto meno denso della Terra, della roccia su cui viviamo, e quindi la gravità su questo oggetto è un settimo di quella della Terra. Quindi, tra le altre cose, pesate 7 volte meno. Yay! La parte interessante è che l'atmosfera è 1,5 volte l'atmosfera della Terra. Quindi è molto più densa. E sulla Terra riusciamo a volare facendo praticamente forza sull'atmosfera, muovendoci molto velocemente,
E in questo caso lì vi basta correre e la velocità che correte vi basta tranquillamente per saltare e muovere le mani e volare. Potete letteralmente per chilometri e chilometri. Portatevi la sciarpa perché le temperature sono meno 180 gradi Celsius. Ora sapete a cosa servono le nonne. O i nonni, con questi pregiudizi. E mio nonno era quello che faceva sempre le sciarpe e non le credeva nessuno. Io arrivavo a scuola e dicevo, l'ha fatto mio nonno? Non è vero. Questo è perché tutti gli altri bambini maschi avevano la voce, non è vero. Io dicevo, no! Meno male l'adolescenza finita. Comunque, questa è l'atmosfera di Titano, con tutta la parte interna che vedete, questa evidenza, quella è la parte arancione che vedete, ed è coperta da un alone sottilissimo, che è quella parte blu, che è quella che avviene continuamente come una specie di reazione continua chimica all'atmosfera e all'interazione con il Sole. Quindi il Sole cuoce l'atmosfera, è pieno di molecole organiche, ricche di carbonio, idrogeno, eccetera, e vengono fatte a pezzi. Abbiamo fatto qui, per esempio, propano, acetilene, benzina. E quindi, vabbè, insomma, lì è l'unico posto dove potete volare. Ma secondo voi, questo è sempre lo stesso oggetto. Questo cos'è? Perché brilla. E il bagliore, al tramonto, il sole era al tramonto dall'altra parte, sopra un lago. Davvero? Non sto scherzando, non è un lago tipo come dicono gli astronomi, se si è ghiaccio poi dopo non somiglia niente a ghiaccio, no, no, è un lago davvero liquido. Queste sono le viste infrarossi, e si vede attraverso l'atmosfera, sono queste cose qui. Questo è il lago qui, ce ne sono un altro paio qui. E quei laghi liquidi sono connessi tra fiumi, piove su questa luna. No, fa troppo freddo per l'acqua. Metano, esatto, la molecola adorabile. Metano che in queste condizioni è talmente freddo che arriva a essere liquido. E normalmente a queste temperature, anche se diventa liquido, la pressione non è abbastanza alta per permettergli di rimanere liquido, quindi diventerebbe gas. Ma qui la temperatura è bassa e la pressione dell'atmosfera è alta, quindi ta-da! Liquido, e fa tutte le cose che fanno i liquidi sulla Terra, quindi l'acqua, eccetera. Queste sono i mari, questa è una pista inondata, qui. Kraken Mare è uno dei nomi più belli dati nel Sistema Solare, anche in Bunga non è mare, quello che sale, se qualcuno di voi ha letto romanzi di avventura con i pianeti si ricorderà questi nomi. E questo è uno dei laghi che avete visto con delle isole, con fiumi, che si innalzano verso l'interno. Alcune di queste isole praticamente scompaiono e ricompaiono perché vengono sommerse dalle acque quando cambia la stagione. E quanto è bello che là fuori ci sia una luna dove potete volare che è coperta di laghi di metano liquido. Con Saturno in cielo, perché c'è anche quello da scordare. E qui sta quello di vedere tante lune, eh? Titano, quella arancione, la potete vedere tranquillamente anche con un telescopio non troppo potente perché è molto grande, è più grande di Mercurio, ma mi raccomando, non è un pianeta, se lo fate arrabbiare, allora, luna, qualsiasi, come, non so, cosa c'è di planetario su un mondo che ha un'atmosfera, laghi e fiumi, gli astronomi. Comunque, questa è una vista di una sonda che abbiamo mandato verso la superficie. Perché cosa c'è di più bello quando scopri una luna così di lanciare qualcosa letteralmente per vedere come dalla superficie? E l'abbiamo fatto noi in Europa. Abbiamo costruito una piccola sonda di nome Huygens che è partita nel 1996 con la sonda Cassini e nel 2004 è stata sganciata dentro l'atmosfera di Titano. Ora, noi sapevamo da un bel pezzo che Titano aveva un'atmosfera e sospettavamo che ci fossero dei mari, ma nessuno l'aveva mai scoperto. Quindi, e gli ingegneri a cui hanno chiesto hanno pensato che potrebbe esserci, allora facciamolo galleggiare, facciamo una specie di sonda che è in grado, se cade su un corpo liquido, di rimbalzare, galleggiare, rimanere di più un pochino. Però nessuno si aspettava che sopravvivesse per granché tempo, più di un'oretta. Quindi aveva il compito di fare delle foto mentre girava e mentre scendeva nell'atmosfera. Ne aveva un paracadute e scendeva nell'atmosfera piano piano e faceva tutte le foto intorno. Questo è un panorama scattato a 360, poi rimontato in questo modo così potete vedere un pochino dell'orizzonte. Durante la discesa, e ecco, qui si vedono i fiumi, queste sono distese che un tempo erano il fondo di un lago, ora è rimasto solo il fondale molto più scuro. E
qui in fondo c'è un lago liquido, ma la sonda è atterrata un po' lontana e tutta questa piattaforma è alta, circa 1500 metri. Quindi immaginatevi, se queste sono le pianure sotto, questa è la parte rialzata e quindi tutto questo pezzo qui è alto fino a 1500 metri. Da qui i fiumi scorrono fino a dove c'era il lago. Quindi tutto questo canyon è stato scavato da un fiume. Già molto più familiare, no? Come posto era, potreste andare in vacanza. E sento curiosi di come sulla superficie, perché la sonda è sopravvissuta fino a toccare ed è rimbalzata. E da come è rimbalzata abbiamo scoperto tra l'altro che la superficie ha più o meno la densità del creme brulee. Caso mai volete dargli un morso. Non servono neanche dentiere. Ecco la superficie. Questa è l'unica foto che purtroppo abbiamo avuto dalla superficie, perché la camera era fissa, nessuno si aspettava di poterla muovere perché non era previsto arrivasse fino al fondo, quindi purtroppo abbiamo solo immagini di questa donna, però comunque si vedono dei sassi che non sono sassi nel senso come siamo abituati noi, ma sono pezzi di ghiaccio di acqua levigati però dai stessi processi da cui vengono levigati quelli sulla terra, da fiumi. Quindi questi piccoli sassi di ghiaccio erano stati levigati dal mare o fiume che era in quella zona. E ora si trovano qui dispersi in tutta la compagnia, tutta questa zona che è appunto il letto di un fiume antico. E solo questo dovrebbe essere uno dei momenti più belli dell'umanità, che siamo riusciti ad andare ad atterrare su qualcosa di così strano e meraviglioso. Ora vi faccio vedere una, poi dopo sono tutto vostro per le domande. Questa luna si chiama Encelado. Notate qualcosa di strano rispetto alle altre? Ghiaccio, è molto chiaro, è l'oggetto più luminoso del sistema solare come riflettività della superficie. Riflette qualcosa come il 98,9% della luce. È molto, molto luminoso. Qui, per fotografarlo, hanno dovuto diminuire moltissimo l'esposizione. Se voi andate lì e ce lo guardate a occhio nudo, è troppo luminoso per i vostri occhi. E vedrete solo bianco, accecante e basta. E dove sulla Terra trovate solo bianco accecante? Neve fresca. È molto molto giovane. Il motivo per cui questa superficie è così luminosa è perché è molto giovane. È un altro indizio per notare che è molto giovane, è che se tu tieni un oggetto nel sistema solare per miliardi di anni, con tutti gli impatti che può subire, se è molto vecchia come superficie dovrebbe essere piena di crateri, giusto? Guardate la Luna. Come mai? Dove sono i crateri qui? Vi sto contagiando, state diventando geologi. Tempo, se rimanete qui ancora mezz'ora, la prossima volta siete con dei amici e inizierete a parlare di placche tettoniche. E in questo caso, queste pieghe dovrebbero essere un indizio per farvi sospettare che c'è qualcosa di mezzo. Non è che questo oggetto, perché a meno che non premettiamo che è magicamente comparso qui, da nulla, dovrebbe essere rimasto nella storia del sistema solare lì, giusto? Quindi gli impatti di asteroidi dovrebbe averli subiti. Quindi se li ha subiti, come mai non ci sono più? Perché ci sono dei processi che li hanno distrutti. Vulcani. Sì. Cioè, tutte queste pieghe sono pieghe di ghiaccio di acqua che si muove su qualcosa. E già questo era strano, eh? Quindi sotto c'è il mare o non c'è? Allora, no, penso, chissà che c'è. E una volta passando lì vicino, tra l'altro giusto per farvi vedere quanto è grande, è così grande. Questo è il cielo, questa è la Luna e questa è la Terra. È relativamente molto piccolino, quindi non voglio animare. Eccolo qua, qui, la parte più antica, vedete, qui è pieno di crateri. E man mano che si va verso il polo sud, non ci sono più. Più si va verso il polo nord, più ci sono crateri. È ancora più strano. E quando gli astronomi sono passati per la prima volta con la sonda Cassini vicino, hanno visto che c'era qualcosa intorno a questa regione qui, dove vedete le striature blu. E nessuno sapeva di preciso cosa, perché continuavano a non vedere niente, guardavano verso basso e tutto sembrava abbastanza morto. Sì, era strano, ma sospettavano che forse un tempo c'era stata dell'attività geologica, ma non c'è più, perché altrimenti non si vedrebbe qualcosa. E poi un giorno, quando sono passati vicino, hanno guardato contro luce, hanno visto questo. Geyser enormi, di centinaia di chilometri, di piccoli cristalli di ghiaccio di acqua che vengono lanciati a centinaia di chilometri all'ora fuori nello spazio, pressurizzati da quelle strisce che avete visto prima. E provengono da un oceano sotto che ha molta più acqua liquida di tutto il pianeta Terra messo insieme.
tutti gli oceani della Terra messi insieme non hanno tanta acqua liquida quanto questa piccola luna qui. E sono, quell'acqua è liquida perché il nucleo viene strizzato continuamente come pallina antistress da Saturno. Saturno ha motivi per essere stressato e sotto pressione, cioè Giove che lo deve tenere a bada perché sennò Giove se ne va verso l'interno del sistema solare, povero Saturno. E in questo caso la gravità, l'interazione di maree tra Saturno e questa piccola luna continua a strizzarla abbastanza da generare così tanto calore da sciogliere parte del ghiaccio. E se voi prendete un uovo a casa, va bene, lo bollite, e volete sapere se è crudo o se è già cotto, uno dei trucchi è, se girate l'uovo e gira velocemente, poi mettete il dito per un secondo e poi rilasciate, se quell'uovo è liquido all'interno ancora, appena rilasciate il dito, riprende a muoversi. Se invece è solido, si ferma. Questo per l'inerzia del liquido all'interno. Perché il liquido si continua a muovere ancora per un pochino, quindi voi fermate, ma fermate il cuscio, mentre il liquido tende ancora a muoversi. Un po' come quando vi muovete all'interno di un bus e il bus si ferma di colpo, voi continuate a muovere il dentro, giusto? È la stessa cosa. Quindi in questo caso tutte le fratture che avete visto è perché la parte interna si muove molto velocemente, molto più della crosta che viene continuamente spezzata, piegata, e pezzi di ghiaccio finiscono all'interno. Quanto è lontano? È circa 150-160 mila chilometri. E questa è una foto ottenuta da Cassini mentre passava sopra. Siamo passati in mezzo e sopra questi geyser per analizzare come sono fatti. E abbiamo scoperto delle cose molto interessanti. Prima di tutto è pieno di minerali. Quindi qualsiasi cosa, cioè l'oceano, da qualsiasi cosa lo alimenti, è a contatto con roccia. Cosa molto importante, perché se vuoi avere vita, hai bisogno di energia, hai bisogno di acqua, ma hai bisogno anche di roba con cui costruire la vita, per cui atomi come magnesio, fosforo, azoto, carbonio, cioè, tutta sta roba hai bisogno che ci sia lì, non puoi avere solo acqua. È vero che quando vi dicono la maggior parte di noi siamo acqua, sì, sì siamo acqua, ma c'è un sacco di altra roba intorno. È la parte più interessante, di solito nessuno ti guarda e dice ah, che acqua bella. L'acqua è la parte meno importante. Ecco altri paesaggi di come sulla superficie tutte queste pieghe sono continuamente create da acqua che finisce fuori e ghiaccia. Ah no, vabbè, ci sono problemi, ma l'ultima cosa volevo farvi vedere riguardo a questa. Dov'è? E ora sono tutto vostro per le domande. E che in realtà abbiamo scoperto che c'è una buona possibilità, ecco qua, che questo oceano duri da miliardi di anni. Perché la quantità di acqua che abbiamo trovato e la quantità di idrogeno che abbiamo trovato all'interno, libero, significa che molto probabilmente la parte del cuore è una spugna, è più o meno la densità della spugnosa, per cui l'acqua non finisce improvvisamente, ma finisce per penetrare dentro la roccia all'interno e poi viene riscaldata e viene rimandata fuori. Questo è super importante perché significa che tutte le volte che finisce dentro viene arricchita di minerali e poi viene spinta fuori. La vita sulla Terra è nata così. Quindi c'è letteralmente là fuori una piccola luna con moltissima acqua, energia e tutte le condizioni per la vita. Ed è lì, abbiamo già lanciato la sonda, siamo già passati in mezzo e voi vi chiederete, forse, ma perché non ci mandiamo una sonda per vedere cosa c'è sotto, giusto? Siamo delle brutte persone, la risposta veloce. È vero che è difficile, ma in realtà la risposta più concreta è che non mi interessa così tanto è un'intera missione verso questa luna, tutta è dedicata. Allora, è stata proposta già per passare in mezzo ai geyser, prendere dei campioni, prendere uno slancio da Saturno e ritornare verso la Terra per portarci dei campioni da analizzare qui nei nostri laboratori e potremo trovare amminoacidi, potremo trovare tracce di come è fatta la vita, potremo magari trovare dei pezzi di codici genetici di qualsiasi cosa c'è là dentro. E tutta la missione costerebbe meno di 600 milioni di dollari, tutta quanta. E per darvi un'idea, meno della metà di quanto ha fatto Avengers. In casa. Tanto? Ma non è così tanto. Ogni estate, questa cosa l'avevo detto perché si ricorderà della volta scorsa, gli europei spendono 12 miliardi di euro congelato. 12 miliardi! E questa missione non costerebbe
600 milioni in un colpo, sarebbero 600 milioni nell'arco di qualcosa come 10 anni per tutte quante le nazioni, a testa costerebbe meno di 20 centesimi per ogni persona. Quindi, morale della storia, ci importa trovare alieni, eccetera, ma non tanto quanto mangiare il gelato. Nessuno dice che non bisogna mangiare il gelato, non è una o l'altra, è soltanto per dire che abbiamo lune meravigliose come quella, come Titano, come Encelado, come tante altre all'interno del sistema Saturno, ed questo è solo uno dei pianeti, e possiamo fare molte più missioni se solo spendessimo in ricerca di queste cose, tanto quanto spendiamo gelato, sarebbe ora saremmo a colonizzare l'intero sistema solare. Quindi con questo vi saluto con l'ultimo video, in realtà vi faccio vedere le cose, poi in realtà sono sempre qui e non me ne vado da nessuna parte, ma sono, rimango alle vostre domande. Volevo farvi vedere, ecco qua, questo è di un altro spettacolo, mi fa sempre ridere, sapete chi è questo? Lo tizio con la barba con la birra in mano. È Galileo, quello è un cannocchiale, si è sempre a pensare in mano. È Galileo, da giovane, con un cannocchiale, però... Fa sempre ridere che lo con il cannocchiale, è tenuto così. È sempre molto scocciato, non dorme da un sacco di tempo. In realtà poi era ancora giovane, faceva lo sciupa femmine e... Il mondo in cui si veste non sembra granché, ma all'epoca era molto molto ribelle, perché bisognava portare un sacco di altri trabicoli vari sulla, come vestiti, e lui era famoso, diciamo che alcuni lo prendevano in giro perché quando era piccolo continuava a non volersi mettere i vestitini da bambino e scappava nudo in giro per Firenze, quindi... Queste sono le storie che nessuno racconta di Galileo. Così. Parlando invece di Saturno, vi faccio vedere questa cosa qui. Ah già, questa è più un'altra luna di Giove, ma vale lo stesso discorso. Questa è per Europa, torna a Giove, questa è tutta l'acqua che c'è su Europa, tutta l'acqua che c'è sulla Terra. Tutti gli oceani. Quindi ricordatevi quando vi dicono non bisogna sprecare l'acqua, e basta che si riferiscono. Non la togliere agli altri posti del sistema solare con un sacco di acqua, ma è un po' difficile da prenderla da lì. E l'altro problema è che la maggior parte dell'acqua che vediamo qui è salata, quindi non è granché per noi. Non solo, molta dell'acqua che c'è è ancora sotto i ghiacci, in Antartide, in Groenlandia, per cui l'acqua che è nei fiumi che noi possiamo bere è una piccolissima parte di tutta questa cosa qui. Comunque, eccolo qua. Ancora purtroppo per poco, che c'hai, sì. Questo è un video delle Galapagos dove hanno fatto delle riprese di fondali dell'oceano dove stavano cercando nuove forme di vita. Quindi immaginatevi un giorno quando futuri esploratori potranno andare a vedere gli oceani di queste lune, chissà che forme di vita potremo trovare, perché anche sulla Terra continuiamo a scoprire forme di vita completamente aliene. Avete mai visto qualcosa così? È adorabile. Non ti viene voglia di portarla a casa? Tra l'altro si chiama qualcosa, non mi ricordo la specie, ma vampiro, perché erano sale a dentoni, quindi... Questo è un altro tipo di essere molto strano che mangia licheni e altre creaturine piccoline ed è super soffice come tessuto e... Tutte le volte che abbiamo cercato di analizzarlo e vederlo da vicino, in realtà si muove super veloce, quindi abbiamo pochissime riprese. Io e lui che se ne sta tranquillo. E questa colonna vertebrale è tra le più primitive che abbiamo nel mondo animale. Questi sono, tra l'altro, questo è il suo cervello. Tra l'altro, se volete fare in futuro i biologi, chi di voi studia ancora, potete farlo, c'è un enorme bisogno di persone che lavorano in questo campo in questo momento, perché il problema con gli oceani è che stiamo facendo estinguere un sacco di specie che non abbiamo ancora scoperto, quindi non è un problema solo per le specie che conosciamo, è che molte di queste specie sono in via di estinzione per colpa nostra, ma non le abbiamo ancora scoperte, quindi non sappiamo quanto sono in pericolo. Questo per esempio non sappiamo, è stata ripresa due volte e basta, e non abbiamo idea di quanti esemplari sono là fuori o come funzionano, ma immaginate di riprese in futuro di specie aliene come questa in oceani su Europa o sud del genere.
Nel libro, se poi lo prendete, tra l'altro, io vi ho dato soltanto alcuni dei pezzi della storia di Saturno, ma tutte le cose più belle, giuro che ve le ho lasciate nel libro, non ve ne ho spoilerato niente, anche perché riguarda tutti quanti i giganti gassosi, tutta la, incluso Plutone, tutti i vari mondi e le lune, e c'è uno spazio in cui potete disegnare una vostra forma di vita immaginale, come ve la immaginate, e potete dargli anche un nome, e un giorno, quando troveranno la vostra, il vostro disegno, potrebbero magari dire: ehi, somiglia tantissimo a quello che abbiamo realmente scoperto, e magari danno il vostro nome. Ora, questo è l'altro che vi faccio vedere. Tra l'altro, questa medusa, adorabile, dorme e mangia contemporaneamente. Che mi sembra una cosa meravigliosa. Allora, mentre state guardando, sta sia dormendo che mangiando, e probabilmente anche facendo carta. Ah, la bella vita. Mentre in questo caso siamo interessati a questo piccolo polvo qui che nessuno aveva mai visto prima. L'abbiamo scoperto durante queste osservazioni. Si trova a 1000 metri di profondità sul fondale oceano. 1000 metri, su un sacco. E non ha mai visto la luce del sole. Quindi, è molto interessante perché non è sicura di come mai c'è una luce forte contro di lui. Non sa se coprirsi gli occhi o no, perché vorrebbe tanto coprirsi, però allo stesso tempo se si muove troppo potrebbero mangiarlo. Queste gli servono per muoversi, e infatti è stato battezzato Dumbo Adorabilis. Dumbo perché è vero che è Adorabilis. E sono meravigliosi, tra l'altro, perché hanno tutto il cervello sparso in varie parti del corpo, tra cui il grosso intorno allo stomaco, che è centrale, quindi la parte centrale dove vi immaginate qui la testa, qui lo stomaco, e poi c'è tutto il cervello al ciambelletto. Quindi immaginate le indigestioni. Ma di testa? Quindi sì, insomma, potremmo trovare un sacco di polvi tu stesso, forse nei oceani da fuori. Ora sono tutto vostro per domande, curiosità, eccetera. Grazie. Dall'attività geologica della Luna, il ghiaccio che viene strizzato e pressurizza l'oceano sotto e li lancia fuori un po' diversi. Tra l'altro, questa foto è stata scattata dalla sonda che passava di qua, quindi immaginate se questo è Encelado, no? Da qui ci sono i gas, quello è il polo sud, è orientato così, ma quindi la Luna sta passando di sotto così e ha zoomato zoom 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 verso Titano, e dall'altra parte qui c'è Saturno con gli anelli in mezzo, e sono questi che si vedono qui. Okay? E ha zoomato zoom 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 lontano fino a Titano. Titano si vede molto grande, ma perché è zoomato. In realtà per questo si vede solo un pezzettino di Encelado qui sotto, perché immaginate di tenere qui e zoomare verso qualcuno in lontano, si vede solo un pezzettino e qui. Però è venuta fuori una foto molto bella con il gas di Encelado, gli anelli di Saturno e Titano nella sua atmosfera tutti insieme in un unico scatto. Molto difficile da spiegare, ma molto bello. Sì, ci hai fatto vedere piccolo, parlo una decina, di Luna e di Saturno, nei confronti dei circa 70 satelliti che hanno. Come si sono formati? Allora, anche da impatti
molte delle più piccoline si sono formate anche da sono state rubate, che Saturno le ha rubate, tipo Febe, quella che vi ho fatto vedere che ha fatto l'anello, è stata rubata. Altre più piccoline sono state, sono formate probabilmente, sono schegge. Cosa intendi rubata? Perché vagava per il sistema solare e è passata. È stata catturata. Catturata, sì. Sì. Quindi ha un'origine diversa da quelle che si sono formate, sì. Infatti Febe probabilmente viene dalla zona dove si è formato Plutone, viene dalla cintura di quello. Quindi ha molto più comune per Plutone. A proposito di Febe, ho visto che è molto ricca di crateri da impatto. Sì. Pur essendo piccola, è stata colpita tantissimo. Da che cosa? Ad altri frammenti rimasti in orbita, altri piccoli frammenti. Esatto, dalla notte dei tempi probabilmente quei crateri risalgono a un po' quando è stato, perché è un corpo molto più grande che è stato fatto a pezzi, quindi quello che si vede è tipo una scheggia, è metà di quello che c'era in origine forse. Quindi molte di materiale, di quello che è rimasto dopo l'impatto è ricaduto su quello che rimaneva della Luna e ha creato molti di questi crateri. Tra l'altro non vi ho fatto vedere alcune delle lune più piccole, giusto per mancanza di tempo, ma per esempio sono fatte così, come questa è una delle piccole lune che si chiama Atlas, questa è la parte più solida, centrale, ed è una ciambella intorno fatta di polvere che è accumulato dagli anelli di Saturno. È stranissimo, circa 60 km. Ma è compatta? La parte centrale, sì, questa è sempre meno compatta, probabilmente avrebbe la densità di un pacco di farina. Avete visto a casa quando aprite la farina e rimane un po' la forma, se la fate scendere tutta velocemente, rimane la parte più liscia, quella è per l'attrazione tra le particelle stesse, è una roba complicata da spiegare, ma praticamente si attraggono tra di loro piccole particelle e si compattano e rimangono insieme. E la stessa cosa qui, se voi arrivate lì soffiate, ho dato un calcio alla roba, la potete tranquillamente fare a pezzi. Quindi non soffiate sulle alcune di Saturno, patrimonio dell'umanità. E l'altra cosa bella di queste piccole lune, che non vi ho fatto vedere, ma è l'interazione che hanno con il resto di Saturno, dov'è? Eccoli qua. Qui, per esempio, è una delle piccole lune che crea delle pieghe gigantesche negli anelli. E le lune, il modo in cui interagiscono con gli anelli è molto importante per capire anche come si erano formati i pianeti, perché quando la Terra si è formata era insieme a tanti anelli rimasti di quando si formavano i pianeti, quindi probabilmente anche la Terra interagiva così con quello che c'era intorno. Sì. Faccio vedere un po' di altre foto che succede. Questa è molto bella, del Sole che si intravede tra Rene e Saturno. Qui si vede la parte. Sì. Scusa, sì. Invece l'atmosfera di Titano credo che è molto simile a quella della Terra. Esatto, qual è l'atomo più comune nell'atmosfera terrestre? L'azoto. Esatto, è la stessa cosa che è su Titano. Ora la domanda è: l'azoto che è qui e l'azoto che è lì hanno avuto la stessa origine? Vengono dallo stesso venditore? Perché quando abbiamo guardato in realtà sembra di no. Sembra che gli isotopi più comuni di azoto lì non sono gli stessi della Terra, per cui hanno avuto origini diverse. Quindi la domanda è: ok, allora perché dove viene tutto l'azoto che c'è sulla Terra? Oppure da dove viene l'azoto che c'è lì? E perché le altre lune di dimensioni simili a Titano, anche più grandi, non hanno atmosfera? Perché solo Titano ha un'atmosfera? Ma poi Titano ha un sacco di altre stranezze, come vulcani di ghiaccio. E giusto per non farci mancare niente, sotto la crosta di Titano, quando siamo passati vicino, abbiamo visto come si muove, come onde radio passano attraverso tutta la struttura di Titano, abbiamo scoperto che ha un oceano di acqua enorme, liquido. Quindi Titano ha un oceano di acqua liquida, vulcani di ghiaccio invece di roccia, quindi esce fuori ghiaccio fluido, con laghi e fiumi di metano liquido, con una densa atmosfera di azoto e con un'intera coperta sopra di idrocarburi di ogni sorta. E da propano a è letteralmente un laboratorio chimico. Dimmi. Dato che su Europa quindi non stanno cercando la vita. Sì, no, è perché la serata è su Saturno, quindi è da altra parte. Ma quindi c'è una missione che si chiama Europa Clipper che verrà lanciata per studiare
Giove probabilmente arriverà lì entro la fine degli anni 20 e porterà per la prima volta un radar enorme che potrà penetrare attraverso il grosso del ghiaccio per capire di preciso dove finisce e dove inizia e quanto, come si muove l'oceano sotto. Perché la bella domanda è se l'oceano è troppo grosso, potrebbe quella pressione bloccare qualsiasi crepa nella roccia sotto. E se non ci sono crepe, non vengono fuori i vulcani e non hai un continuo rifornimento di energia e di minerali che servono alla vita. Se la vita è iniziata con le fumarole, quindi tipo sorgenti di idrotermale sul fondale, quelle si formano perché la crosta della Terra si spacca di continuo. Ma l'oceano della Terra è relativamente sottile, il punto più profondo sono 11 km. L'oceano di Europa probabilmente 50 km, almeno se non di più. Quindi la cosa che stiamo cercando di capire è se tutta quest'acqua non è così pesante che blocca qualsiasi tipo di frattura e quindi il fondale è praticamente sterile in quel caso. E altri progetti, altri luoghi diciamo, per cercare la vita? Sì, tantissimi. Allora, se vi piacciono queste, ne ho un sacco perché non vedevo l'ora qualcuno. Allora, incluso sul Titano, tra l'altro, perché tutti quei oceani, tutti quei lati che vi ho fatto vedere di metallo liquido, in realtà dovrebbero essere. Ecco. Noi non sappiamo se la vita può sopravvivere con metallo liquido, ma in realtà abbiamo un modo per cercare vita, anche se è completamente diversa da quella della Terra. Perché cos'è che fa la vita? Carbonio. No, a parte quello, ma cosa fa la vita? Si riproduce. Si riproduce, sì, sempre a quello. No? Però sì, ottima risposta. No, per esempio, te come ti chiami? Se prendiamo Beatrice e la mettiamo in una stanza, va bene? E chiudiamo la stanza, lei è perfettamente tranquilla lì e per un po' di tempo. Però dopo un po' vorrà per respirare, bere, mangiare, giusto? Sì. E quindi cosa succede? Che lei non è in equilibrio con la stanza, ha bisogno di consumare delle cose per sopravvivere. La singola definizione migliore che abbiamo mai avuto per la vita è qualcosa che non è in equilibrio con quello che c'è intorno. Quindi, per esempio, se lasciamo lei chiusa e torniamo da Beatrice tra due mesi, sarà perfettamente in equilibrio con la stanza. Cioè, spoiler. È quello che cerchiamo di vedere, se c'è qualcosa che sta mangiando, se c'è qualcosa che sta facendo sparire qualche molecola, sta trasformando qualcosa di, che non quadra. Quindi, cosa abbiamo fatto? Quando la sonda che avete visto che scendeva verso la superficie e ha passato tutta l'atmosfera, ha mappato tutti i vari composti e quanto erano abbondanti. Allora, una delle ipotesi era, se ci sono forme di vita che usano il metano come noi usiamo l'acqua, non hanno bisogno dell'acqua liquida, ma usano il metano, quindi non hanno bisogno di temperature alte come per l'acqua, quindi possono in teoria sopravvivere a meno 180 gradi Celsius. Poi dopo qui c'è un asterisco grande per casa perché, vabbè, e allora tutti gli altri processi metabolici, magari hanno trovato un po' di magia, che ne si prende. Vabbè, insomma, l'importante è che hanno un modo per mangiare. E magari sono molto più lenti perché la temperatura è più bassa, ma almeno se mangiano è già qualcosa. Cos'è che potrebbero mangiare che possono digerire? E una delle molecole che potrebbero mangiare è l'acetilene. L'acqua per loro sarebbe velenosa, ma l'acetilene no, potrebbero usare l'idrogeno e l'acetilene come cibo. Ok, se immaginiamo che c'è una forma di vita sulla superficie e mangia acetilene, cos'è che dovremmo vedere? Nella parte più alta l'acetilene è molto più comune, giusto? Più scendiamo dovremmo vedere un calo molto ripido nella quantità di acetilene. E non dovrebbe esserci alcuna altra spiegazione se non qualcosa che la consuma. E quindi può essere un processo geologico oppure può essere vita. E abbiamo fatto questo esperimento e indovinate cosa è venuto fuori. La quantità di acetilene cala. Yeah, quindi purtroppo cala, ma entro il margine di errore, quindi non siamo certi. Ma è una gioia. Però è interessante perché non significa che non c'è vita, significa che gli strumenti che abbiamo mandato finora non erano sufficientemente sensibili per dirci con certezza se c'è o no. Per cui potrebbe esserci vita su Titano, ora in questo momento, soltanto che non abbiamo mai mandato delle cose che sono abbastanza sensibili. E qui arriva la risposta. Come facciamo a mandare qualcosa che so? Una moto.
che sopravviva lì. Abbiamo avuto diverse proposte. Una di queste era un piccolo sottomarino sotto le. Sotto il. Guarda, mi sono promesso, giusto, sono andato solo per un sottomarino oppure una barca. Una barca che galleggiasse in questi mari, che sarebbe bellissimo. Però, alla fine, la risposta che ha avuto è stata questa: che verrà realmente costruita, a meno che non venga cancellata dall'amministrazione Trump. E il brutto di queste cose, finché non vengono lanciate, c'è sempre la possibilità che vengano cancellate da un momento all'altro. Ma ce l'ho la foto? No, come? Dicevi che c'è internet? No, non ho salvato la foto. Dove? Perché non mi aspettavo di parlarne mai. Ma ve lo dico, se non ve lo immaginate, usate la forza dell'immaginazione. No, vabbè, non so dove è salvata. Comunque. L'idea è quella di mandare. Ah no, no, ok. No, aspetta, forse riesco a fare più veloce. È perché volevo creare un effetto drammatico di sorpresa. Mi sono sciupato da solo. Vediamo. Ah, ok, perfetto, c'è. Perfetto. Ce la possiamo fare. Non ci sia nessuna scheda come intende. No, ok, tutte quelle cose che non dovreste vedere sotto. C'è una missione, si chiama Dragonfly, che è stata progettata negli ultimi 2-3 mesi, è candidata, ed è un drone che arriverà sulla superficie di Titano, un drone nucleare. Questo drone ha 8 eliche ed è alimentato da una batteria a plutonio, e la speranza è di farlo arrivare e far volare nell'atmosfera di Titano già nei prossimi anni. Ora lo ingrandisco così bene. Vabbè, se funziona la linea. Ecco qua. E questa è l'antenna con cui comunica direttamente con la Terra. Quando è sulla superficie, l'antenna è aperta, ci manda i dati, mentre è in volo e impiegata. E se tutto va bene, questo dovrebbe partire già entro i prossimi anni e arrivare lì prestissimo. Già probabilmente nel 2003. NASA? No, 2003. Sì, NASA. Perché purtroppo gli europei non hanno soldi. Troppo gelato buono, se il cibo facesse schifo l'Europa. Vedi gli americani quanto soldi spendono in ricerca, visto che non spendono il cibo. Sì, questa è la soluzione. Diciamo, peggiorate la cucina genovese. Senti, però, Joe, leggevo che produce un campo di radiazione elettromagnetica, sì, intorno, che tendenzialmente sterilizzerebbe le possibilità di vita, a meno di non andare proprio nel fondo, nell'oceano di. Anche sì, Saturno produce. Anche Saturno, ma in questo caso è il vantaggio di tutta quanta l'atmosfera. Sento molto xina con questo. L'atmosfera è talmente densa che protegge molto dalle radiazioni. Per cui da questo punto di vista è molto molto più favorevole. Però per parlare di alieni, giuro che è l'ultimo, poi vi saluto, ma volevo farvi vedere, visto che si parla spesso di Marte e ci sono delle grandi novità, qualcuno vede. Ecco qua. Lui ve lo ricordate? Sì! Bellissima questa foto. Questo è il rover che si piega sul lato, si fa un selfie sulla superficie di Marte. E questo rover, a parte sparare laser dagli occhi contro le rocce, che è già meraviglioso di suo, grande come una macchina, e il motivo per cui spara laser è per sciogliere, per vaporizzare un pochino della roccia, per poter vedere quando gli atomi cadono, quali sono quelli più pesanti e quando cadono, capire con che tipi di isotopi ci sono. O se no poi ha una trivela, buca la roccia e guarda e prende le campioni da analizzare. E sta scalando questa montagna qui, che è alta 5.500 metri. Quindi viene guidato da delle persone, cioè c'è qualcuno là fuori che quando va alle feste, invece di dire faccio di youtuber, di divulgatore scientifico, può dire io guido un rover nucleare che spara laser dagli occhi su Marte e stiamo scalando una montagna di 5.500 metri. Andiamo a casa mia? Non hai bisogno neanche di dire altro, no? Comunque, sta salendo questa montagna perché tutto quanto il cratere in realtà era un lago, è un gigantesco lago liquido, e sulla superficie abbiamo trovato depositi come questo, che sta caricando, sì, sta scaricando perché è un'immagine abbastanza pesante. Però.
Ok, perfetto. Questi qui sono depositi rimasti dal fondale del lago. Le onde passavano e portavano detriti, eccetera, che si sedimentavano. E in questi detriti abbiamo trovato non solo che l'acqua, tracce di minerali che si sono formati con l'acqua, e che l'acqua era a temperatura relativamente bassa, e che aveva un pH neutro, e che è durata per molto tempo, nell'ordine di milioni di anni, direttamente a contatto con la superficie. Quindi ora il nostro miglior candidato per trovare forme di vita rimaste da quando si è formato è Marte. Quando la vita ha iniziato sulla Terra, Marte era pieno di acqua, aveva oceani, pioveva, c'erano laghi, ed è un pianeta roccioso, con un'atmosfera, aveva un campo magnetico. Tutti gli ingredienti che c'erano sulla Terra c'erano anche su Marte e su Venere. Venere purtroppo è probabile che abbia avuto buone chance per avere forme di vita, soltanto che ora è molto difficile accedere per vedere come sono le rocce. Non è che Venere interessa meno dal punto di vista astrobiologico, soltanto che è molto difficile da esplorare perché le temperature sulla superficie sono 470 gradi centigradi. E la pressione atmosferica è 90 volte quella terrestre. E piove acido di solfuro. E questo è solo l'inizio della lista di problemi. E mentre su Marte è molto facile, l'atmosfera è sottile, però per il resto non è che ci sia questa grande difficoltà a esplorarlo. Ed è qui vicino, ci vogliono soltanto da 3 a 6 mesi per arrivarci. 3 mesi si va super veloce, 6 mesi se fa un calma. E questo è quanto sembra un biscotto. È il fondale, e sul fondale sono pietre, e trovate anche dei fiumi, è fango indurito. È letteralmente un pezzo di fango di 3 miliardi di anni fa. È l'equivalente di un fossile sulla Terra di vita, ma soltanto geologico. I geologi noi non abbiamo fossili figli come i dinosauri, ci abbiamo fango. Però a me commuove sempre quando guardo questo, perché è un attimo di quando Marte era letteralmente un pianeta vivo. E potrebbe ancora esserlo, perché la vita sulla Terra ha avuto un sacco di tempo per adattarsi a ogni sorta di condizione. E su Marte molto del ghiaccio, molto dell'acqua non è andato via magicamente, è rimasto. C'è ancora un sacco di ghiaccio sotto la superficie. E soltanto 3 giorni fa è venuta fuori una notizia riguardo a un picco rilevato nell'atmosfera marziana del metano. E il metano si dà un po' di più. E il metano potrebbe provenire da ghiaccio all'interno di Marte che viene riscaldato dal movimento di magma o qualcosa e sciolto. E l'acqua interagisce con le rocce. Non è detto che il metano venga direttamente per forza dalla vita, potrebbe, ma non è detto. Ma la cosa che ci interessa è che se viene da una fonte di dove il ghiaccio viene sciolto, è possibile che sotto Marte, sotto la superficie, sia pieno zeppo di posti dove per miliardi di anni è rimasta acqua liquida a contatto con le rocce, dove la vita poteva trovare un rifugio. E forse sono ancora lì, ad aspettare che i terrestri vengano, così possono venire qui e farci estinguere tutti quanti. E questa è l'ultima foto panoramica mandata da Google Opportunity, che purtroppo è scomparso. Beh, non è scomparso, sappiamo dov'è, però insomma è morto. Su Marte, e volevo finire con questo perché, visto che mi avevi fatto domande, bene, bene. Sì! Allora devi fingere la sorpresa. Ah, esatto! Questo qui è un frammento di una colata di lava sulla superficie di Marte. Puoi toccarlo? Se non esplode. Ah, non esplode. E pensa che è presente nel ghiaccio di acqua che ci sono le bolle di aria. La stessa cosa succede con la lava, ed era pieno di bolle rimaste all'interno della lava quando si è solidificata così. La parte che vedi più scura è perché questo frammento viene da un meteorite che è entrato nell'atmosfera della Terra, che proveniva da Marte, ed è un po' bruciacchiato nella parte esterna. All'interno però è pieno di piccole bolle che hanno intrappolato aria di Marte di 3,6 miliardi di anni fa, quando questo si è formato. E sappiamo con certezza che viene da Marte perché la composizione della roccia è identica a quella che le missioni sulla superficie hanno trovato lì. Quindi questo viene davvero dalla superficie di Marte, e viene da un momento in cui Marte era non rosso, ma blu, e pieno di oceani. E niente, così potete toccare un pezzo, magari dentro c'è vita, e li ha contaminato. Se no facciamo tardi su un caccio perché devo firmarvi le dediche e tutto il resto, quindi scusate, grazie di cuore. Ah, ultima cosa, prima di finire. Quel effetto che hai della Luna, sì. Cos'è, una roccia basaltica? Sì, viene da una di quelle colate che vedevo sulla superficie, eccola qui. Vi faccio vedere anche dove è, così almeno potete dire io ho toccato quel pezzo.
Quando vi dicevo che gli occhi non sono granché per l'astronomia, perché non si vedono i colori vibranti che sono sulla Luna, che sono questi depositi qui, vedete, più blu. Quelli che sono più blu sono più ricchi di titanio, ferro, questi sono più ricchi di magnesio. I colori sulla Luna sono molto più intensi, è solo... I mari. Ci sono i mari, ma anche tutte queste distese qui in realtà sono cristalli. E sono enormi cristalli. Abbiamo mandato una piccola sonda della Cina che ha fotografato, se vi ricordate, se la Luna, forse cristallo di Luna, ha fotografato un cristallo che è enorme dentro la... Eccolo qua. Questo qui è il picco di un singolo gigantesco cristallo, è solo il picco che esce fuori, è tipo iceberg. E tutto questo è un cristallo di quarzo gigantesco da sotto il fondale della... sotto la superficie della Luna. E il motivo per cui dobbiamo assolutamente ritornare sulla Luna è perché noi siamo andati lì per i motivi molto sbagliati. Siamo andati lì soltanto per fare... cioè, far vedere, oh, guarda come sono bravo. È un po' come vuoi fare un gelosia della, il tuo ex o la tua ex, allora vai in Italia e ti fai la foto a Ciampino, che so, all'aeroporto, o termini, e poi te ne vai lì. Tecnicamente è vero che sei stato in Italia, però cioè, è vero che hai fatto ingelosire tutti e fine lì. Cioè, non siamo andati davvero. Le uniche cose che abbiamo fatto per motivi scientifici sono state le cose che ci hanno insegnato di più. Abbiamo scoperto che la Luna è un pezzo della Terra, abbiamo scoperto che aveva un sacco di acqua, abbiamo trovato tracce di com'era la Terra un tempo che qui si sono scomparse. E il motivo per cui la Terra, la Luna è così adorabile è che immaginate se vi dicessi che hanno trovato un'altra libreria di Alessandria. Vi ricordate la biblioteca di Alessandria, no? E ne hanno trovato un'altra. Non sareste curiosi? Siamo tutti d'accordo che sarebbe un bene enorme, no, per l'umanità. Quello è l'equivalente dal punto di vista della storia della Terra, perché tutto quello che è successo alla Luna è successo anche alla Terra, dal punto di vista di influenze esterne. Gli asteroidi, eccetera, influenze che capitavano sulla Terra, capitavano anche sulla Luna. Qui, il movimento di placche tettoniche, cioè lì hanno cacciato tutte le tracce. Non c'è niente. Tutte le tracce di come erano miliardi di anni fa le condizioni sono scomparse. Sulla Luna no. Sulla Luna è rimasto tutto quanto. È un intero gigantesco libro aperto e quando la sonda, questo qui, questo piccolo rover, quando passava sotto, sulla pancia aveva un radar che mandava praticamente un radar sotto la superficie, fino a 3 metri. In 3 metri appena hanno trovato 9 diversi strati di materiali. Significa che la composizione della superficie è cambiata 9 volte in solo 3 metri. Quindi è molto più complesso tutto quanto di quanto ci siamo mai immaginati. C'erano momenti in cui quei mari che avete visto avevano tirato, in caso sempre, hanno tirato un sacco di materiale dall'interno. E quel materiale era pieno di acqua, di idrogeno. Quando il vapore veniva liberato, la Luna, che era molto molto più calda all'inizio, ha conservato un'atmosfera per milioni di anni e siamo abbastanza sicuri che molta dell'acqua che riprecipitava poteva rimanere liquida per milioni di anni. E in quel momento sulla Terra, 3,5 miliardi di anni fa, la vita c'era già. E se qui sulla Terra abbiamo pezzi di Luna che avete toccato, sulla Luna sicuramente è pieno di pezzi della Terra, e infatti che capitano sulla Terra lanciando così sulla Luna. Quindi tecnicamente è possibile che batteri finivano dalla Terra sulla Luna, e se trovavano lì laghi e fiumi dove potevano rimanere per milioni di anni, non sto dicendo che sulla Luna c'è la vita, però che noi abbiamo sempre pensato che, tolgo cratere, qui non c'è niente da vedere, bene, andiamo via. Ed è stato così per un sacco di secoli nel caso dell'archeologia in Italia. Arrivavano da tutte le parti e dicevano, tutti si stassi in giro. L'idea che c'era una traccia di un'antica civiltà, che c'era talmente tanto da scoprire ancora, l'abbiamo maturata con il tempo. Ed è la cosa che cambierà di più, secondo me, ha ciupato il momento con il futuro qui sulla Terra. La singola cosa più importante, però, giuro, è che dobbiamo trovare il modo di lavorare insieme per esplorare questo universo. E quella è la cosa più problematica. In Star Trek, questa è la premessa, quindi un po' di fantascienza. Erano gli anni 60, quindi le persone che vedevano Star Trek vivevano uno dei momenti più drammatici per le lotte per i diritti civili, uno dei momenti più complicati della nostra storia. E tantissime persone per anni sono scese in piazza per non soltanto lottare per i diritti civili che noi diamo per scontato oggi,
Ma come diceva Martin Luther King, che da parte di quando tutti si ricordano, io ho un sogno, ma non si ricorda cosa diceva dopo. Il sogno non era Burger King ovunque, il sogno era che persone, figli di schiavi di un tempo e figli di bianchi di ora possono convivere nello stesso modo, mano nella mano, che possono vivere insieme, costruire un futuro migliore insieme, figli di due di generazioni passate che si odiavano tra di loro. Quello era il singolo sogno più grande per cui generazioni hanno combattuto in quegli anni. E se noi non riusciamo a lavorare insieme, a volerci bene, a costruire qualcosa di grande, rischiamo di vedere, di arrivare a tanto così, da vedere il nostro futuro come specie che può viaggiare in giro per il sistema solare, scoprire cose, dedicarsi a queste cose meravigliose insieme, e praticamente pisciare contro vento e rovinare tutto. Siamo molto, molto bravi a distruggere tutto per niente. E quindi non ricordatevi che tutte le conquiste fatte non sono sempre, non rimangono in automatico. E quindi qualsiasi riferimento a Verona è quello che avete voluto. No, però davvero, quindi, perché sembra scollegato, ma 50 anni fa i primi umani nel 1969 camminavano sulla superficie della Luna. E 50 anni fa in Sudafrica c'era l'apartheid. Negli Stati Uniti, stesso paese che mandava gli astronauti sulla Luna, c'era l'apartheid. C'erano i bagni per bianchi e bagni per neri, bus per bianchi e bus per neri. In più di 20 stati era illegale sposarsi tra bianchi e neri. C'era stato uno scandalo di una bambina che voleva andare a scuola e la sua madre non aveva i fondi per mandarla a scuola per i neri lontanissima e l'ha mandata a scuola per i bianchi, dove legalmente non c'era nessun motivo per non prenderla, e Kennedy, Bob Kennedy, mandò le forze militari. C'erano i militari che accompagnavano una bambina di colore fino a scuola, e quella bambina poi è cresciuta e si è suicidata per tutto il trauma che ha vissuto in quegli anni, perché non ha mai recuperato dalla depressione che era successa in quegli anni. E là fuori ci sono persone che erano dentro quella scuola, che gli lanciavano cose contro, che gli scrivevano morte ai negri sul giubbotto, e ora vivono tranquillamente, sono persone, cioè sono successe solo 50 anni fa. E ecco, questa è la cosa che tutte le volte ci frega. Noi siamo molto bravi a guardare le cose straordinarie che facciamo e ci raccontiamo quello. Ma se non ricordiamo che riusciamo a farle quando lavoriamo insieme, rischiamo di non riuscire a fare tutte le cose grandiose che vi ho raccontato stasera. Quindi la singola cosa più importante è la bravura.